Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 27 gennaio e noi continueremo a leggere la parola insieme. Questa mattina noi leggeremo Genesi capitolo 35 e capitolo 36. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, leggiamo la Bibbia insieme. Genesi capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: alzati, va ad abitare a Betel, là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti al tuo fratello Esaù. Giacobbe allora disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: toglietegli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel villaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì, quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Alom Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe, quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele, e lo chiamò Israele. Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi una moltitudine di nazioni, discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diede ad Abramo e a Isacco. E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra. Gli fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice gli disse: non temere, perché questo è un altro, l'altro figlio per te. E mentre l'anima sua se ne andava perché stava morendo, chiamò il bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda là, di là da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele viene a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12, i figli di Lea: Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che li nacquero in Padam Aram. Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Manre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco
spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Genesi capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè di Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei, Ada, figlia di Elon, Litita e Olibama, figlia di Ana, figlio di Sibeon, Liveo e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Eliafaz, Basmat partorì Reuel e Oliobama partorì Jeus, Yalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù, che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù li prese le sue mogli e i suoi figli e le sue figlie e tutte le persone della sua casa e le sue greggi e tutto il bestiame e tutti i beni che aveva messo insieme nel paese di Canaan e se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù. Elifaz, filho de Ada, moglie de Esaú. Reuel, filho de Basmat, moglie de Esaú. E filhos de Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela partorì Amalek e a Elifaz. Questi furono i figli de Ada, moglie de Esaú. Questi furono i figli di Reuel, Naat e Zerak, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Anna, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù, Jeus, Yalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù, figli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo Teman e capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo di Naat, il capo di Zerak, il capo di Sama, il capo di Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù, il capo Jeus, il capo Yalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese di Lotan, Sobal, Sibeon, Ana. Dizon, Eser, Dizan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotam furono Cori e Emnan, e la sorella di Lotam fu Timna. Questi sono i figli di Sobal, Alvan, Manaat, Ebal, Sefo e Omnan. Questi sono i figli di Sibeon, Aia e Anna. Questo è quell'Anna che trovò le acque calde nel deserto, mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Anna, Dizon e Olibama, figlia di Anna. Questi sono i figli di Dizon, Kemdam, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Ezer, Bilan, Zaavan e Akan. Questi sono i figli di Dizan, Us e Aran. Questi sono i capi dei Corei, il capo Lotan, il
capo Sobal, il capo Sibion, il capo Anna, il capo Dison, il capo Esser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i figli che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom e il nome della città fu Dinaba. Bela morì e Iobad, figlio di Zerach, figlio di Bosra, regnò al suo posto. Iobab morì e Cusam del paese dei Temaniti regnò al suo posto. Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto. Il nome della città fu Avit. Adad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul Recobot Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal Canan, figlio di Akbor, regnò al suo posto. Baal Canan, figlio di Akbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu di Pau e il nome della sua moglie Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezaab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, secondo i loro nomi. Il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet. Il capo di Oholibama, il capo Ela, il capo Pinon. Il capo Kenas, il capo Temnan. Il capo Mibzar, il capo Magdael, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom, secondo i loro insediamenti, nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti. Parola del Signore. Noi abbiamo letto Genesi capitolo 35 e capitolo 36. Io ti aspetto domani perché noi possiamo leggere la parola del Signore insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno, leggiamo la parola insieme.